Salve a tutti ragazzacci, sono Doom98 e benvenuti in questo nuovo video. Prima cosa, andiamo nel baule. E questo giorno troviamo dei... E no comment, vediamo come ce la caviamo. Ed eccoci qua finalmente, sono stato davvero molto fortunato.
nella prima parte, nella prima battaglia con Maxwell, l'Exom che ha fatto il colpo. Vediamo un po' qua. Lo sapevo io che non ha equipaggiato la sferetta, maledizione. La stealth robe è importante. Dai con la stealth robe, dovrebbe fare connessione. Ecco qua la connessione. Ce l'hai la bella stealth robe? Ok. Ragazzi, vediamo un po'. Andiamo a porta del vortice. Cra, labirinto e rospo. Esclusivo EU. Allora, io posso farli. Posso fare tutto quanto perché salgo pure di livello. Oddio, ma che cra. Qua ho un po' di paura. Vabbè, io provo col livello 2. Va bene, ragazzi, facciamolo con un Felneus amico, che tanto va bene. Qua 9 cure, non va bene. Tutte le cure sono importanti. Andiamo a farci qualche oggetto. E ci siamo, mi sono rifatto gli oggetti. 2 luci vita, risurge, fujin, tonico fujin, cura 20, cura 10. E andiamo senza paura. Lizza piromante, dovrei avere paura? No, perché non fanno molti danni, speriamo bene, non si sa mai. Parecchi danni. Già, ne hanno fatti parecchi. Qua curiamo. E no, qua si parte subito di duel di Felneus. E no, lo piglio dove non batte il mo. Dove non batte il sole. E al vitro. Dai, col Felneus ce la possiamo fare. Ricarichiamo un po' di bypass qua. Bella, benissimo. Ah, sono 9 battaglie. Beh, ce la possiamo fare con duel. Fine del mondo. Loro faccio bypass ormai, risacca. Cancello le inondazioni. L'Exam Trud. E al vitro. Dai, al vitro, fai qualcosa di buono. Va bene, va bene. Felneus ci voleva. Ci voleva. Chi ho preso? Talos dei Monti? Mi prendi per il culo? Abbiamo i gatti. E duel lo carico. Dai, duel. L'Exam Felneus. Tanto sono 4 i mostri. I mostri, vabbè. I nemici, quindi dobbiamo farmare di più. Allora, siamo qui. Il gioco mi si è buggato. Ho dovuto riaprirlo. Speriamo bene. Che palle. Mamma mia. Deve esserci sempre un bug a rompere le palle. Al vitro. E Trud. Dai, su, Spark. Niente proprio. Spero si caricheranno. Peccato per duel. Per poco. Per poco, vabbè, non fa niente. Battaglia 4. Qua c'è il rospo ingordo, possiamo prenderlo. Qua devo per forza fare così. E andarci di Felneus, che aumenta il drop rate. Lei fa abbastanza colpi, Trud. E Alvitra ammazza le unità cattive. Raiden attacca, dai, Spark, Spark, fare Spark. Non proprio. È rimasto un Malvan, che ci permetterà. Ah, ok, siamo tutti carichi. No, a parte Felneus. Perfetto. No, non sono. Non ho visto chi ho preso. Forse non la rana, ma la salamandra, proprio quello che ci stava. Felneus è a posto. Battaglia 5. Di nuovo quelli di prima. Vabbè, metto velocità per 1, va. Vai Felneus. Raiden, L'Exam Trud e Alvitr per 3. Dai, dai, bello così. Dai, tutto carico. Un altro rare. Che abbiamo? Il gatto qua. Duel. Felneus, Raiden, L'Exam Trud e Alvitr. Tutto per 3. Vai così, Spark li vedo. Tutto carico e abbiamo preso anche un gattino. Battaglia 7. Gli stessi li troviamo. Due SGX, fine del mondo.
Felneus, che aumenta il rilascio dei cristalli, molto buono. Lexuam, Trud e Alvitr per 3. Bella. Ce la facciamo a caricare? Sì, ce la facciamo. Prendiamo anche il karma. Battaglia 8. Lo sapevo, ci sarebbe stata una bella sorpresa. 2 LSGX. Tanto il critico di Alvitr dovrebbe salvarci. Lexuam, Trud, ma soprattutto Alvitr con artigli taglienti, pure paralizzato. Ci ha lasciato un regalino. Ah, battaglia 9. Chi sarà mai? Rospo Robot, eccolo. E mi inquieta parecchio. Vai, fine del mondo. Felneus, Alvitr. Spero non sia immune. Ok, abbiamo mai detto. Spero non sia immune ai colpi critici. Ok, il critico l'abbiamo fatto. E vabbè, allora va bene, dai. Però qualche bastardata deve fare per forza. Eccolo qua. Attacca col Banzai. Banzai che non fa molti danni. Alvitr. Trud dovrebbe assormare di Raiden, perché se si demaledice potrebbe fare qualcosa di terribile. Pochi colpi critici. Alvitr non l'ha fatto, mannaggia. Ok, pugno di Rospo. E Trud rischia. Alvitr rischia. Lexo rischia. Ed è finita qui? Davvero? Lexuam. Felneus, abbiamo mai detto di nuovo. E Trud, bella. Non so se la se ci riusciamo a prenderla, vediamo un po'. No? E termina qui livello 2. Costo più 1. Abbiamo preso Eremita Talos e il gattino. Mamma mia, una descrizione molto intelligente. Pur miau proprio. Animas, che culo. Sono proprio fortunato. Ragazzi, non so se avete visto, ma mi è salito coso al mi è salito lui ASBB10, che culo, mamma mia. E ci siamo, labirinto del rospo, facciamo livello 3. Qua c'è un po' paura, eh. Qua abbiamo bisogno di. Ci andiamo di Samuele, che. Felneus, molto bene. Il Felneus è stato utilissimo, quindi andiamoci di Felneus, perché la sua abilità è molto utile. Energia 35, questo picchierà di più questo dungeon, e facciamolo. Rospo Robot potrebbe far male. Speriamo bene. 2 SGX. Felneus, normale. Raiden. E Alvitr che deve fare un bel colpo critico. Tacchi così, per 3 di velocità. Pugno di Rospo. Pugno di Rospo. Pugno di Rospo. Meno male che ho dato la furto tunica 2 SGX, che adesso non viene più bersagliato. Alvitr mi serve, per carità. 1, 2 e 3. Siamo velocità per 1. Un bel tonico a Felneus, che almeno ci fa rilascio, aumento il rilascio dei cristalli. Quindi 2 SGX sta a posto, perché ora non può più essere bersagliato. Bella la furtatura. Maledetto, l'ho maledetto. Bella. Bene così. Bene così. E 2 SGX è salvo. Ah no, non è salvo. Ah, perché riduce le possibilità, non è che li annulla. Beh, ce la possiamo fare, fine del mondo, Alvitr, attacchi così, quasi morto, pugno di Rospo, pugno di Rospo, pugno di Rospo, e mo' a morì. Felneus, duel, muori, muori, vai, posso acquisirti? No, non ce l'ho fatta. Vediamo un po' cosa ci danno di premio. Rare, vuoi dare un'occhiata? Sì, va bene, va bene. Il Malva, una cosa incredibile. Oracolo, perché abbiamo un arcobaleno alla fine? Sì, Maria Angelica, voglio sapere che c'è un arcobaleno. Oh, l'abbiamo preso! Grande, che tipo? Lord. Froggy Punch. Ce l'abbiamo fatta, Rospo Robot. Guardatelo, nella sua fierezza. Ce
Rospo, robot, a casa. Questo è il primo, è la prima unità che se attacca si riempie la, il suo Brave Burst da solo. Più una gemma e Rospo robot, eccolo qua. Vediamo se ci sta qualche altra sorpresina. Vabbè, prima vediamo l'unità. Eccolo qua, Rospo robot, aumento del 15% di PS, attacco, difesa e recupero. Un Gradens senza la mitigazione, insomma. E se viene fuso, fa una bella cosa. Sapete cosa fa? Se non lo sapete, ve lo dico io. Fondetelo ad un'unità di 6 stelle, perché il suo Super Brave Burst arriverà a livello 10 e se non avevate prima il Super Brave Burst ve lo sbloccherà. Inoltre vi metterà tutto full limp, tutte le statistiche degli imp, è come se fondeste le vostre unità, tutti gli imp possibili fino a che non si arriva al limite massimo. E inoltre sblocca la doppia sfera. Ragazzi, Rospo robot, fantastico. Potete metterlo anche in squadra perché la verità leader è fantastica. E ce l'abbiamo fatta. E quello che mi chiedo io è: chissà se c'è un livello 4. No, non c'è, non è sbloccato. Ragazzi, questo episodio finisce qui. Anzi, adesso faccio una cosa meravigliosa. Tolgo Trud, metto il Rospo e lo piazzo leader per un po', giusto perché è divertente. E la rana robot, Rospo robot, è qui, pronto per voi. Poi cambierò il leader e rimetterò Trud. Chissà com'è il suo Brave Burst. Va bene ragazzi, un prossimo episodio vi farò vedere Brave Burst e la rana. Grazie mille per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video.